Piazza di Pietra. Sono passate 48 ore da quando è cominciato questo Global Game Jam. Vediamo qui dei testimoni. 48 ore com'è andata? Sfiancanti, 48 ore sfiancanti decisamente. Avete dormito? Sì, un paio d'ore, 2-3 ore in realtà. Sì, più o meno abbiamo totalizzato 5 ore in 2 giorni, tipo 6. Sì, dai. Dai. Sì, sì. Facciamo gli sboroni, 6. Un commento sul tema di quest'anno. Cosa facciamo adesso? Cosa facciamo adesso? Era un tema molto generico rispetto a quello degli anni scorsi. Però era molto interessante perché utilizza il soggetto we, non io. E quindi era interessante cercare un'idea che coinvolgesse un gruppo di persone piuttosto che il singolo. Spesso i giochi hanno un singolo protagonista. Era un'ottima sfida per cercare di fare qualcosa di nuovo questa volta, mettiamola così. Ecco, li vediamo, testa bassa, al lavoro, sono le ultime ore, come vedete tavoli con avanzi di cibo, ma i risultati ci sono stati. Ce l'abbiamo fatta, il tema è stato molto divertente e challenging, però siamo riusciti a fare un buon prodotto alla fine. Che avete fatto? Abbiamo fatto in poche parole un programma che riguarda due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, scusate. Adesso qua mettiamo i nomi. Questo qua c'è un tutorial in inglese. Ecco, qui abbiamo un ragazzo che è indicato col simbolo blu e la ragazza col simbolo viola. In base ai tasti che da scegliere, che sono casuali naturalmente, come dire, il personaggio va avanti e in questo modo, in base a se ha un punteggio e un numero di crediti, il concept del gioco è che ci sono ragazzi e ragazze che vanno a fare shopping e chi fa più shopping vince, tra virgolette. Darth Fener è il vostro portafortuna? Più o meno, è iniziato tutto dallo Stormtrooper, poi niente, tendono a moltiplicarsi, gem per gem. Dopo 48 ore come va? Ah, io bene, perché io ho dormito, quindi non sono stata una jammer di quelle troppo intense quest'anno. Che avete prodotto? E allora, il team è molto ampio, abbiamo fatto un gioco che parla di noi nel momento in cui in mezzo alla notte ci ritroviamo senza birra e quindi siamo alla ricerca di birre per Roma. Abbiamo fatto un'arena multiplayer e in cui quattro robot, diciamo, che si devono dare battaglia per pulire la casa di uno scienziato un po' particolare, diciamo, e quindi devono raccogliere le cose che cascano, riparare gli oggetti che si stanno rompendo, spingendosi e come dire, cercando di infastidirsi l'uno con l'altro. Vi siete ispirati a casa vostra? La mia stanza principalmente. L'anno scorso Morirai dell'Only Crew è stato sviluppato e anche pubblicato recentemente, infatti è possibile trovarlo sull'App Store, è stato anche dichiarato uno dei migliori 10 giochi indipendenti del 2014. Diciamo che la Global Game Jam è solo un pretesto per fare networking e creare nuovi team. Quello che viene prodotto spesso viene portato fuori. Magari non tutto viene pubblicato, ma quel poco che viene pubblicato è sicuramente di ottima qualità. Si riuscirà a eliminare il tabù secondo cui chi gioca al videogioco perde tempo? Quello che ti posso dire sinceramente è che questo tabù è un tabù tutto italiano, perché all'estero lo sviluppatore di videogiochi, fare lo sviluppatore di videogiochi è un mestiere interessante e anche molto remunerativo. Spero che manifestazioni come queste facciano crescere in Italia la cultura verso questo prodotto, questo medium, questo anche strumento d'arte se vuoi, in maniera tale che questo mercato enorme e fiorente in tutto il mondo possa decollare anche da noi. Pausa caffè? Yes. Pappe. Ora del pranzo adesso.